Buon pomeriggio a tutti, ci apprestiamo a vedere la dimostrazione della nuova versione di Termo CE, la 9.5, adeguata alle nuove norme UNI TS 11.300 parti 1 e 2 del 2014, per cui andiamo subito a vedere il programma. Vi avviso per chi già conosce il programma che dal punto di vista di utilizzo non è cambiato molto, sono cambiati molto i calcoli, diciamo, interni e poi anche diciamo, le stampe che andremo poi a vedere. Comunque vediamo adesso la dimostrazione dal punto di vista anche di nuovi utenti, per cui cominciamo a illustrare innanzitutto gli archivi generali di cui è dotato il programma. Qui sulla sinistra vedete troviamo gli archivi generali, i materiali, le strutture, i fori, i dati climatici dei comuni. Andiamo a vedere per esempio come è strutturato l'archivio dei materiali. Potete già notare che in questa struttura d'albero possiamo vedere innanzitutto come sono classificati in queste maxi, appunto, maxi gruppi, materiali semplici, materiali composti verticali e così via. Aprendo uno di questi gruppi potete vedere che ci sono ulteriori poi suddivisioni, per esempio i blocchi forati, mattoni e blocchi con foratura verticale e orizzontale, aprendo i quali potete andare a vedere i materiali veri e propri. Qui con il mouse basta soffermarsi su una voce per vedere una piccola anteprima del materiale quando è disponibile l'immagine associata. Con un clic possiamo andarlo a selezionare, a vedere appunto questa immagine, i riferimenti alle norme da cui sono stati presi i dati tecnici che andiamo a vedere appunto in questa schermata. In realtà poi per ogni materiale questi dati sono anche visibili in questa ulteriore finestra delle proprietà che vediamo qua sotto. Voi utenti siete liberi di ampliare questa banca dati, quindi con un clic destro su un materiale già presente potete creare un nuovo materiale, duplicare un materiale esistente o eliminarlo, vedete. Quindi la banca dati che noi diamo di base può essere sempre, in ogni momento, aggiornata. Non mi soffermo più di tanto sui dati da inserire, per il fatto che comunque per questo vi rimando poi alla guida in linea. In realtà nella guida in linea potete trovare tutto ciò che adesso io vi sto illustrando. Per esempio, vedete nei materiali ci sono anche dei filmati YouTube disponibili da visualizzare e qui dentro troviamo informazioni dettagliate riguardante appunto in questo caso l'archivio dei materiali. Poi magari se sarà necessario potremo venire a vedere ancora questa guida per ulteriori informazioni. Di norma vi dico che se avete necessità di inserire ulteriori materiali conviene duplicarne uno già presente, così avete già una base da cui diciamo, partire e poi andare a modificare il duplicato cambiando per esempio la descrizione del materiale e tutti i dati tecnici ad esso connessi, magari quei dati che è difficile reperire, come la massa volumica del materiale secco, la capacità termica specifica, possono essere appunto recuperati con questa modalità. Naturalmente, a partire dai materiali andiamo poi a gestire l'archivio delle strutture opache, vale a dire, vedete, queste le categorie che sono disponibili, muri esterni, muri interni, solai e tetti. Sono divise in queste categorie perché poi il programma ha bisogno di distinguerle nel momento in cui vengono effettuati calcoli e verifiche, per cui ecco perché c'è questa prima, diciamo, classificazione. All'interno di ognuna di queste, appunto, di questi gruppi troviamo le strutture già presenti di base, che abbiamo appunto predisposto nell'archivio generale. Cliccando una struttura, anche in questo caso si visualizza sulla finestra a destra il dato che ho appunto selezionato. In questo caso c'è una schermata generale con i dati generali, fra cui per esempio qua abbiamo le resistenze superficiali interne ed esterne, il coefficiente di assorbimento solare che serve poi per il calcolo degli apporti gratuiti solari. E all'interno della maschera dei materiali troviamo la sequenza di materiali che costituisce questo elemento.
come si gestisce una struttura, questa è una struttura già inserita, se fosse una struttura nuova avremmo solamente le voci esterne ed interne e cominceremo ad inserire i materiali cliccando sul tasto più. Cliccando sul tasto più è disponibile la finestra di selezione di materiali dove posso andare a cercare i materiali o con lo scorrimento oppure tramite dei filtri. Per esempio per nome devo cercare un materiale che sia il polistirolo, basta scrivere la parola, man mano che scrivo vedete che il programma va a filtrare, quindi qui ho a disposizione il materiale da utilizzare, da inserire all'interno della stratigrafia. Una volta che io inserisco un materiale all'interno lo posso poi spostare con queste frecce, quindi posso muoverlo verso l'alto, verso il basso e quindi appunto gestire la mia struttura. Sotto possiamo andare ad inserire i valori, in questo caso lo spessore del materiale. Ecco, qui c'è da dire una cosa, da precisare una cosa, lo spessore non è sempre modificabile perché in alcuni materiali, per esempio in questo caso materiale non omogeneo, vedete, lo spessore è già predefinito di base. Perché? Perché la normativa, adesso torno un attimo allora indietro all'elenco dei materiali, abbiamo parlato prima per esempio di blocchi, questi sono materiali che la norma UNI definisce con il valore di resistenza, vedete, metro quadro grado su watt, quindi 1,05. Ecco, i materiali sono di due tipi fondamentalmente, i materiali non omogenei come questo, in cui c'è una resistenza indipendente quindi dallo spessore del materiale. Ecco perché quindi poi lo spessore viene bloccato. Altri materiali che sono invece omogenei, tipicamente per esempio possiamo andare a vedere un isolante, per esempio un polistirene espanso, hanno invece il valore di conduttività di calcolo, lambda, quindi watt su metro K, quindi questo è un andamento lineare in funzione dello spessore che poi andremo a usare, infatti vedete che qua è 0, poi una volta messo il materiale in una struttura andremo a mettere lo spessore. E il programma se trova 0 mette di base almeno un centimetro di spessore, il programma andrà a calcolare poi la trasmittanza termica della struttura nel suo insieme. E tornando quindi alle strutture, è chiaro che anche in questo caso, dopo che io ho creato una struttura, posso andare a vedere costantemente nella parte sottostante della finestra lo spessore complessivo dato dalla somma degli spessori dei materiali che ho inserito e altri valori che sono poi utili naturalmente, tipo la trasmittanza termica periodica serve poi per il calcolo della capacità termica dell'edificio e per praticamente il calcolo estivo soprattutto. Poi massa superficiale ad esclusione degli intonaci perché una verifica di legge richiede appunto che siano esclusi dal calcolo. Anche le strutture come i materiali possono essere poi gestite, quindi potete creare strutture, duplicare, eliminare a piacere e quindi andare a gestire questo vostro archivio. Per quanto riguarda adesso il resto, diciamo che possiamo vedere questa parte anche nel lavoro di esempio che adesso ci appresteremo a vedere. Nella parte dedicata ai dati climatici troviamo tutti i comuni d'Italia, qui abbiamo le varie province all'interno tutti i comuni che ne fanno parte, quindi qua è proprio un archivio completo da cui attingere al momento in cui si va a compilare un lavoro. Ponti termici, una delle novità della normativa è che adesso i ponti termici comunque devono essere sempre calcolati a partire da un abaco e non più inseriti in maniera forfettaria, come permetteva prima la normativa. Noi comunque per compatibilità con i lavori precedenti abbiamo anche dato ancora questa possibilità, però vanno inseriti in maniera analitica, quindi vanno presi i ponti termici e inseriti i valori lineari di ponte termico, tipo i pilastri, i muri d'angolo e così via, in sostanza.
Descrizioni impianto, descrizioni funzioni sono delle descrizioni che possono essere usate poi in maniera veloce all'interno della relazione legge 10 per chi fa legge 10 e quindi qua troviamo semplicemente delle descrizioni in sostanza che possono essere gestite anche dall'utente stesso, voglio dire, se voglio aumentare diciamo, l'archivio che noi abbiamo predefinito, posso fare aggiungi e compilare delle nuove appunto, descrizioni da usare poi in maniera molto veloce per gestire questa relazione tecnica della legge 10. Anche se poi le relazioni vedremo che sono tutte prodotte all'interno del gestore testi, simile a Word, come utilizzo, quindi lì con un copia e incolla si può andare su Word e poi completare il tutto anche con un programma di gestione testi, in sostanza. Bene, detto questo, possiamo quindi passare alla dimostrazione vera e propria. Magari adesso potremmo partire con un nuovo lavoro, lo chiamiamo demo e cominciamo con il compilare i dati generali. Siamo di fronte a una schermata di inserimento dati in cui tutto ciò che è necessario in questo momento è semplicemente indicare la città, il comune, cliccando sulla lente. Vedete, posso effettuare una ricerca sempre visuale oppure posso imputare il nome del comune. Per esempio, magari possiamo mettere Vicenza, doppio clic e abbiamo selezionato il comune con relativa zona termica e grado di giorno. A questo punto tutti gli altri dati sono dati statistici, servono semplicemente per essere poi riportati nelle stampe, ma non sono utili al calcolo. Quindi adesso possiamo anche tralasciarli, quando è abitazione civile scrivo semplicemente questo diciamo, dato. Impostazione di calcolo, qui possiamo inserire i riferimenti normativi, innanzitutto se siamo in riferimento nazionale oppure secondo le regioni che hanno legiferato, e a seconda poi del riferimento che vado a impostare cambiano le ulteriori opzioni. Per esempio in questo caso sono in nazionale, posso scegliere il riferimento per chi fa legge 10 delle verifiche di legge, ma per chi fa certificazione è indipendente da questa selezione il calcolo. Poi sempre per chi fa legge 10, informazioni sull'edificio, se è un edificio pubblico, un centro storico, l'intervento, se è un nuovo edificio, una ristrutturazione e così via. O per chi sostituisce l'impianto, il generatore di calore, sempre per verifiche di legge, in sostanza. Informazioni sulle misure, questo riguarda la questione dei ponti termici lineari, perché nel momento in cui scelgo un ponte termico posso usare valori dell'abaco che sono stati calcolati per misure interne oppure per misure dall'esterno. Normalmente, diciamo, si va con misure interne, per cui il programma, quando vado a scegliere un ponte termico, mi propone appunto il relativo valore di trasmittanza lineare. E un'altra particolarità è che se inserisco solo misure interne e voglio calcolare comunque in automatico le superfici esterne, posso dare uno spessore a questi ponti termici. Io però consiglio sempre di inserire direttamente la superficie esterna dell'involucro in modo da non correre il rischio di dimenticare magari pezzi l'involucro e quindi non avere poi un corretto rapporto di forma S fratto V, in sostanza, superficie fratto volume. Bene, qui sotto abbiamo il rendimento del sistema elettrico nazionale, quello attualmente vigente, che sarebbe trasformare in energia primaria, appunto, l'energia elettrica consumata, e qui un'opzione interessante è l'energia elettrica prodotta all'interno dell'edificio compensa i fabbisogni di energia elettrica, vale a dire che se abbiamo un fotovoltaico installato, oppure se abbiamo una cogenerazione che produce energia elettrica, questa energia elettrica può essere autoconsumata e quindi abbassare poi i consumi dovuti a questa fonte di energia, in sostanza, energia elettrica. Andiamo avanti. Beh, esposizione sono semplicemente delle percentuali di aumento
che servono solo per quanto riguarda il calcolo di potenza dell'edificio, perché il programma fa anche questo calcolo di potenza, quindi quanta energia è necessario fornire alle stanze, all'involucro, diciamo, all'edificio, per rispettare diciamo, il minimo di energia che l'edificio richiede durante i giorni di picco invernali, quando fa più freddo, in sostanza. Quindi per sapere in pratica la potenza della caldaia o comunque dell'impianto termico, in sostanza. Quindi non sono importanti ai fini dell'involucro come valori. Parliamo adesso di costruzioni zone termiche. In pratica, in questa diciamo, schermata principale della costruzione, vedete che ce n'è già una inserita di base, si chiama abitazione e ovviamente è possibile poi modificare. Qui possiamo intanto stabilire la zona a che classe appartiene. Qui c'è la tendina con tutto l'elenco di classi del DPR 412 da cui attingere. In funzione della scelta cambiano poi le opzioni qui sotto. Per esempio andiamo a mettere edifici adibiti a uffici, vedete che cambia il tipo di utilizzo, cambia il tipo di attività, sono già inserite di base. Torniamo adesso a mettere magari edifici adibiti a residenze assimilabili. Per il momento lasciamo pure perdere gli apporti latenti che servono poi con le diciamo, ventilazioni. E parliamo invece delle informazioni qui sotto degli appartamenti per il calcolo dell'acqua calda sanitaria, perché siccome cambia la formula di calcolo in funzione dell'area, si deve inserire l'appartamento nella apposita appunto, locazione. Per esempio, se abbiamo un appartamento da 100 metri quadri, andiamo a inserire qui il valore 1 e qua andiamo a mettere 100 metri quadri. C'è anche la possibilità di gestire contemporaneamente più appartamenti in un'unica zona, quando devo fare un unico, diciamo, attestato, per esempio, e quindi mettere qua quanti sono appartamenti inferiori ai 35 metri quadri e la loro superficie totale, quanti sono quelli fra i 35 e i 50 metri, e così via, in sostanza. Generalmente, qui di solito si mette un'unica, abitazione, un unico alloggio. E poi magari si creano ulteriori costruzioni per gestire gli altri. Dipende sempre da come si vuole agire, se si vuole essere analitici, oppure se è sufficiente anche semplicemente inserire un'unica zona relativa all'intero edificio, magari dove c'è un centralizzato e a me interessa l'intero edificio, l'intera palazzina. E, a questo punto inserisco la superficie di impianto lorda, anche se non è poi importante nel calcolo, però il programma comunque non permette di mettere un valore pari, un valore nullo. Forse vale la pena adesso di parlare della costante di tempo dell'edificio. Qui abbiamo calcolo analitico della casa termica interna. Che cosa riguarda questa appunto, opzione? Si allaccia un po' a quanto vi ho detto in precedenza rispetto alle strutture. E allora qui è anche il caso magari di andare a vedere gli archivi di questo lavoro. Prima vi ho parlato di archivi generali, dove uno può avere già una banca dati pronta all'uso, la può estendere e nel lavoro posso andare a prendermi questi dati e importarli. Per esempio vado qui su archivi del lavoro, sono passato dalla linguetta qua sotto, posso ancora passare i materiali, le strutture, i comuni come già facevamo prima nell'archivio, io vado nelle strutture e vi faccio vedere come prendere una struttura. Se vi ricordate, per esempio, abbiamo visto prima questa struttura. Torniamo qui nella linguetta del nostro lavoro. La prendo, la trascino semplicemente con il mouse, la rilascio. Vedete, è stata duplicata qui dentro. E a questo punto, questa struttura la posso anche andare a modificare all'interno di questo lavoro. Vale a dire, posso andare a modificare, se necessario, le resistenze superficiali interne ed esterne. L'elenco dei materiali che le compone, per esempio devo aggiustare il polistirene perché qua magari questa struttura mi serve
con uno spessore maggiore, andiamo a mettere per esempio 10 centimetri. Ecco, vediamo quindi aggiornata anche già la trasmittanza termica e periodica. E quindi in sostanza vado a predisporre l'archivio di questo mio lavoro semplicemente con l'utilizzo di strutture già pronte che derivano dall'archivio generale. Ovviamente comunque posso sempre comunque intervenire facendo un clic destro del mouse, creare una nuova struttura direttamente da zero qui dentro il lavoro, anche se insomma, non è conveniente, nel senso che poi le strutture del lavoro non possono essere portate nell'archivio generale, quindi se è una struttura nuova che ho idea di utilizzare anche in futuro, conviene prima crearla nell'archivio generale e poi importarla nel lavoro e eventualmente quindi modificarla e adattarla. Torniamo dopo dentro le strutture del lavoro, adesso torniamo nella costruzione da cui siamo partiti in precedenza. E stavamo parlando di questa capacità termica interna. E questa capacità termica è costituita da che cosa? Dalle strutture, dall'involucro in pratica, quindi dai muri che costituiscono il nostro edificio, compresi anche quelli interni. Ecco dunque che una struttura per effetto della sua capacità termica può concorrere poi anche appunto nell'involucro come si dice, alla sua, diciamo, nel calcolo soprattutto estivo, quando i muri sono particolarmente diciamo, costituiti da strutture pesanti e hanno la possibilità di accumulare calore in sostanza che possono poi rilasciare nel tempo. E quindi questo influenza poi, come dice il termine, quindi la costante di tempo dell'edificio e quindi l'inerzia termica del nostro edificio. Bene, detto questo, volevo solo precisare che se non avete la possibilità di inserire strutture, perché spesso si ricorre ad atlanti di strutture dove c'è già la tramitanza inserita, nota e non ci sono materiali inseriti, quelle strutture non hanno quindi una capacità termica. Si ricorre a un calcolo, diciamo, semplificato, si toglie la spunta e si va a inserire la capacità termica unitaria presa dall'abaco delle UNTS, questo è l'abaco delle UNTS, in funzione del tipo di intonaco, del tipo di isolamento, del tipo di parete, pavimento e numero di piani, c'è una capacità termica numerica che si va ad attingere in sostanza. Dopodiché, superficie di dispersione totale, cliccando la calcolatrice, se ho già inserito le dispersioni, troviamo qua anche le superfici da considerare in questo calcolo semplificato. Quindi questa è una cosa da fare alla fine se uso questo metodo semplificato. E adesso io lascio l'analitico in questo momento. Passiamo nei dati zona, dove possiamo vedere che abbiamo la possibilità di definire il tipo di zona. Sostanzialmente le zone saranno per lo più o riscaldate o non riscaldate. Esistono poi anche zone a temperatura prefissata che non si usano quasi mai, eventualmente la serra solare, che è un particolare tipo di zona non riscaldata, ma che ha una forte, diciamo, propensione ad essere irraggiata dal sole in sostanza. E c'è il tipo di raffrescamento, se la zona è raffrescata o non raffrescata, e la temperatura di progetto invernale. Qui sotto troviamo la temperatura di progetto estiva. Normalmente i valori tipici sono 20 gradi invernali e 26 estivi. Per chi fa legge 10 è interessante poi il calcolo delle temperature medie mensili ai fini della verifica termigrometrica. Il programma propone sempre 20 gradi per questa verifica, però in realtà diciamo che premendo questo pulsantino qua si vanno a calcolare delle temperature che la norma va a definire in maniera diversa per i mesi intermedi e quelli estivi, sempre e solo ai fini del calcolo di verifica termigrometrica. Quindi chi non è interessato a questa verifica può anche tralasciare. Umidità relativa, è possibile impostare un'umidità relativa di progetto pari al 65% quando non si hanno a disposizione dati veri e propri, altrimenti si possono inserire le zone climatizzate inserendo mese per mese qual è l'umidità che io voglio appunto definire 50% e così via. Adesso io lascio una zona con umidità relativa di progetto pari al 65%.
C'è anche un altro metodo, quello di usare la zona non climatizzata, quindi usare questo indice qua da spostare, ma diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi usiamo questo metodo e vi rimando poi alla guida in linea per vedere tutto il resto. Qui sotto troviamo, ci saranno poi delle variazioni di questa schermata nelle prossime versioni che vengono rilasciate. E gli attuali ricambi orari relativi al riscaldamento e al raffrescamento, che ripeto appunto verranno poi aggiornati fra non molto. E adesso potremmo già tornare agli archivi del lavoro che prima avevamo un po' solo accennato. Ho già importato, avete visto prima, una struttura. La parete esterna a centimetri 40, possiamo andare a prelevarne altre. Ci sono anche le strutture delle uniti S da cui prelevare. Se vado a prenderne qualcun'altra, la parete esterna, per esempio il cassonetto, la porta d'ingresso e così via. Adesso mi fermo magari solo su alcune e poi vi farò vedere un lavoro già fatto in sostanza. Se ho una cantina, un garage, posso mettere i muri interni che confinano con zone interne in sostanza, pavimenti, adesso andiamo a vedere anche questa tipologia di, appunto di strutture, pavimento sul terreno, pavimento cantina sul terreno e così via, più sotto possiamo andare a vedere, non so, un solaio verso il piano inferiore, un solaio verso il piano superiore, i tetti. Possiamo andare a prenderci un soffitto, a vedere qua sotto, una copertura sull'esterno da 30 cm e così via. Adesso andiamo a vedere queste strutture, però prima andiamo anche a vedere se abbiamo una struttura controterra, eccola qua. Portiamoci dentro anche questa. Bene, perché adesso vi voglio parlare appunto di questa tipologia di strutture, perché all'interno di un lavoro le strutture acquisiscono ulteriori dati che prima non esistevano nell'archivio generale. Vale a dire che le opzioni più importanti qui dentro sono il tipo di struttura controterreno. Vedete, se io vado a gestire una parete controterra, qui vado a dire al programma che questa è proprio una parete controterreno. La definisco qui dentro perché il programma la deve distinguere poi, questo tipo di struttura. E poi lo vedremo perché. Ecco, per un calcolo diciamo semplificato, nel caso in cui la struttura che io sto gestendo non abbia una serie, non sia costituita da materiali veri e propri, ma sia inserita con una trasmittanza nota, qui posso inserire la trasmittanza nota, per esempio mettiamo 1,5, e automaticamente il programma la corregge questa trasmittanza perché questa è una struttura controterreno con questo fattore di correzione che la normativa mi suggerisce di utilizzare a seconda del tipo di struttura che sto appunto gestendo. Ecco quindi a cosa serve questa opzione. Avete già visto che se definisco questa è una struttura a trasmittanza nota si attivano questi campi perché appunto devo poter inserire la trasmittanza, lo spessore, la massa superficiale e così via. E potete anche notare che cliccando questa opzione, cioè se questa la definisco una struttura di trasmittanza nota, qua sopra spariscono le linguette, vedete? Perché? Perché non serve poi definire materiali e tipo di terreno, appunto perché è già tutto il valore dato che serve è la trasmittanza in sostanza. Materiali, abbiamo già visto prima, qua non cambia nulla, però cambia il fatto che c'è struttura controterra, cioè il fatto che io abbia detto che questa è una struttura controterreno, vedete qua sopra, se io tolgo la spunta della struttura, beh, adesso rimane un attimo, ma comunque andiamo di qua, vedete che sparisce adesso. Cioè questa opzione serve poi a compilare ulteriori dati, che sono però importanti per quanto riguarda i pavimenti. Se andiamo nel pavimento, diciamo che questo è un pavimento di abitazione sul terreno e gli dico che questo è una struttura controterreno, vado qui nella struttura controterra a inserire il tipo di controterra. Può essere un pavimento semplice,
controllo terra, come vediamo qua in figura, oppure può essere un pavimento su intercapedine, quindi qua c'è una intercapedine di 30, 20, 30, 40, 50 centimetri e quindi ci sono poi le bocchette di aerazione, oppure può essere un pavimento interrato, quindi magari sto gestendo appunto una taverna o comunque un ambiente interrato, allora c'è una ulteriore tipologia di fondazione. Tipicamente quali sono i dati da inserire? La superficie del pavimento, la superficie di perimetro esposto e le pareti, lo spessore delle pareti con la conduttività del terreno. Qui magari mi ricollego allora alla guida in linea per farvi capire meglio. Vado all'interno del lavoro, strutture controterra. Vedete che qua la guida fa vedere proprio quello che vi stavo facendo vedere, anche degli esempi. Per esempio, questo è un pavimento su terreno, un pavimento controterra, vedete? E il piano direttamente sulla controterra. Questo è un pavimento interrato, quindi vuol dire che qua le pareti sono controterra, anche qui era solo il pavimento, qui anche, non solo il pavimento ma anche le pareti. Mentre qui abbiamo i due casi distinti, questo è il pavimento sul terreno, mentre questo è il pavimento con le pareti controterra. Sono appunto ecco, in casi di questo genere devo inserire due pavimenti su terreno, quello dell'abitazione qua sopra e quello della stanza interrata, distinti. Devo inserire la parete controterra e poi queste qua, due qua, devono essere associate. Quello che vi stavo facendo vedere adesso, torno appunto al programma. Ad esempio, se questa fosse un piano interrato, direi che questo è un piano interrato. Qua gli devo dire la profondità di interramento, mettiamo per semplicità 2,70 m, 3 metri, 3 metri e 10. Vedete che qua c'è la quota Z, va dall'estradosso, vedete, fino al piano del terreno, fino alla quota del terreno. E qui associo la parete controterra che devo però aver già inserito in precedenza, in sostanza. Devo averla definita come controterra, vedete. E quindi adesso ho la possibilità di andarla ad associare. Però devo anche mettere questi dati qua, tornando un attimo al nostro esempio, devo metterci la superficie del pavimento misurata all'interno, e poi qua c'è scritto comunque come vanno misurate queste superfici, è scritto sulle, diciamo magari qua dentro, perimetro, vedete, superficie inserendo la superficie netta interna, perimetro inserendo il perimetro esposto del pavimento verso il terreno misurato all'interno dei muri perimetrali. Okay? Quindi nella guida trovate comunque utili, diciamo, indicazioni. Mettiamo che questo sia un pavimento da 100 metri e che il perimetro esposto sia di 40 metri. Lo spessore delle pareti perimetrali medio, quindi non è importante qua essere precisi, è medio. La conduttività del terreno, a seconda della tipologia appunto di terreno, io metto adesso sabbia e ghiaia, per esempio, e potete notare che qui nei risultati c'è la trasmittanza equivalente del pavimento, 0,246, la trasmittanza equivalente parete, 0,209. Sono trasmittanze usate poi nel calcolo, perché appunto questa normativa prevede questo calcolo qua, che è abbastanza complesso e che richiede appunto questi inserimenti. A questo punto direi che possiamo passare a per quanto riguarda poi i solai, a definire gli altri tipi di solaio, per esempio solaio verso piano inferiore. Ecco, se io ho un solaio che divide un ambiente da un altro, cioè il pavimento, e devo, per esempio sotto c'è una cantina non riscaldata, oppure sotto c'è comunque un altro ambiente riscaldato. Di solito appunto quello che conta sono i locali non riscaldati. Allora, devo anche dire qua nell'opzione struttura che questo è un pavimento verso l'interno. Allora, vedete, pavimento verso l'esterno di base, quindi è come se fosse su Pilotis in sostanza. E altrimenti clicco pavimento verso l'interno. Allora dopo nelle dispersioni il programma andrà a permettermi di inserirlo verso altri locali, per esempio riscaldati o non riscaldati. Oppure posso definirlo se è un soffitto, questo perché alcune normative distinguono se il pavimento sia in soffitto per fare dei calcoli di trasmittanza media, in sostanza.
Bene, direi che qua abbiamo terminato questa parte riguardante le strutture. Possiamo adesso dedicarci ai fori, alle finestre, perché sono l'altro elemento importante che dobbiamo appunto gestire. Allora, con un clic destro qui possiamo andare a inserire un nuovo foro. Lo selezioniamo e a questo punto possiamo dare un nome al nuovo foro, per esempio 120x140. O quello nome che desidero insomma, utilizzare poi per le stampe. Possiamo già notare che c'è una sezione componenti associati, vale a dire che noi se sotto qui al foro abbiamo una nicchia che è diversa magari dal muro perimetrale in cui si colloca questa finestra, possiamo già associarla in modo da non doverci preoccupare poi in fase di inserimento delle dispersioni di questa struttura. Basta inserire questa finestra e automaticamente associamo anche la nicchia, vale a dire quindi un pezzo di muro che è diverso da quello perimetrale. Se non è questo il caso, se qua sotto il muro è esattamente lo stesso del nostro involucro, della nostra parete, non faccio l'associazione. Ovviamente se faccio l'associazione devo anche indicare larghezza e altezza dell'elemento associato, perché il programma possa calcolarne poi superficie. Il discorso è esattamente analogo per il cassonetto, se qua sopra abbiamo un cassonetto, lo gestisco appunto con questa associazione. Adesso io qua non ne ho inseriti, però ovviamente basta andare qui nelle strutture, andare a vedere il cassonetto, per esempio prendo un cassonetto e lo porto qua dentro, quindi qua nelle strutture ho anche questo, ha una trasmittanza, vedete, di 0,42 in pratica, perché ho inserito questi dati che forse è un muro, in realtà non è un cassonetto questo, a livello di inserimenti, ma facciamo finta che sia un cassonetto. Torniamo nel nostro foro e qua adesso potrei dire bene, associamo questo cassonetto, finestra e così via in sostanza. Adesso non lo faccio. Dedichiamoci piuttosto ai dati veri e propri del nostro elemento finestra. Qui abbiamo tutta una serie di opzioni da compilare, la prima delle quali che vi faccio vedere è geometria. Perché? Perché questo mi permette di andare a inserire in maniera abbastanza semplice i dati geometrici dell'elemento per ricavarne le superfici e i perimetri. Vale a dire che prendo qua, inserisco la larghezza finestra, adesso il default è già 1,20 per 1,60, qua è 1,40, quindi vado a correggere, scrivo 1,40 qui e automaticamente si aggiornano i dati qua sotto, vale a dire che l'area finestra è 1,68 m. Il perimetro della finestra è 5,2 metri. L'area del vetro, in funzione del fatto che adesso io ho questi telai con spessore 10 cm, è di 1,2 e il perimetro del vetro è 4,4, l'area telaio 0,48. Se io vado a modificare questi spessori, metto da 5, 0,5 dappertutto, ho messo 0,5, 0,5, mettiamo anche quello orizzontale da 5. Possiamo vedere come variano poi automaticamente i relativi dati di calcolo. Se dico che ho due ante, automaticamente quindi si aggiungeranno anche questi telai centrali e quindi varieranno sempre i rapporti fra area e area telaio e anche il perimetro del vetro, in sostanza. Se metto che ho due ante orizzontali, però devo mettere 0,05, vedete come cambiano sempre automaticamente i risultati. Bene, detto questo, confermando con OK, i valori calcolati vanno a finire nelle relative celle di input, in cui potrei anche inserire manualmente questi valori se fossi in presenza di un serramento la cui geometria non è appunto semplice come potrebbe essere una normale finestra, ma magari ci sono particolari finestre che devo per forza di cose ricavare in maniera diciamo manuale. A questo punto termino l'inserimento dell'elemento finestrato inserendo la trasmittanza del vetro. Qui si reperisce da una comoda tabella di trasmittanze delle normative. Ci sono tutte le tipologie già inserite, vetrata singola, tutte le vetrate doppie con vetro normale, emissività bassa, alta, media e così via, tutte le vetrate triple e le vado semplicemente a selezionare e associare il valore di trasmittanza.
Anche l'emissività è associata al tipo di vetro, serve poi per il calcolo in pratica estivo, soprattutto. Qui il ponte termico del distanziatore, anche qua c'è una tabella da cui attingere e inserire. E infine la intermittenza del nostro telaio, anche qua tabella di normativa da cui attingere. È una novità della normativa che adesso dobbiamo anche indicare il tipo di vetro, perché in funzione del tipo di vetro cambiano poi dei valori da usare nei calcoli. E questo è il valore di intermittenza di questo foro. Possiamo completare anche l'inserimento se vogliamo già calcolare e quindi includere già nel serramento il ponte termico che c'è fra mura e serramento. Questo in realtà potrei anche inserirlo dopo, comunque manualmente, nelle dispersioni. Quindi se lo faccio qui, non lo devo fare dopo. Metto qui questo valore e il programma adotterà questo valore di intermittenza lineica come ponte termico. E per che cosa lo usa? Lo usa per tutto il perimetro, quindi questo valore che abbiamo qui in sostanza, perimetro del vetro, scusate, perimetro del foro, okay? Quindi questo valore qui, 5,2 metri. Se non dovessi considerare l'intero perimetro, tralascio questo inserimento e lo faccio dopo nelle dispersioni. Trasmissione solare GLN è un valore anch'esso di normativa da cui attingere, a seconda del tipo di vetro, questi sono i valori normalmente utilizzati, default 0,75 per il doppio vetro. E il fattore di presenza chiusura, F-shut, e il relativo valore di resistenza termica addizionale serve, va inserito, va gestito quando c'è la presenza di scuri, tipo le tapparelle, i balconi. Perché? Perché allora c'è una intermittenza media che il programma effettua calcolando, appunto, tenendo in considerazione questa resistenza termica aggiuntiva. Quindi se adesso, per esempio, mettessi questa resistenza termica e le lascio un valore di F-shut pari a 0,6, è un valore che va da 0 a 1, questo. Cosa vuol dire? Che con 0,6 vuol dire che per 14 ore al giorno è presente questa, diciamo, chiusura in sostanza. Bene, a questo punto vedete qua sotto dei valori di calcolo che sono in sostanza trasmittanza UWS e la trasmittanza, andiamo a mettere un valore qui dentro, per esempio, che allora cambiano. Trasmittanza vera e propria del nostro, trasmittanza media, in sostanza, del nostro serramento. Questa è la trasmittanza reale e questa è la trasmittanza media. Questa è la trasmittanza usata nel calcolo di energia, tiene conto anche della fonte termica che ho inserito qui, e questa trasmittanza di potenza tiene conto, diciamo, non tiene in considerazione la trasmittanza media, ma solo la trasmittanza reale del serramento. Bene, detto questo, vi avevo già accennato prima ai ponti termici, quindi se vogliamo gestire i ponti termici ce li andiamo a ricavare dall'abaco. Ci prendiamo i ponti termici da questo abaco e li portiamo all'interno del file. Andiamo a vedere per esempio per quanto riguarda i pilastri. Eccoci qua. E usiamo poi il ponte termico, in questo caso per esempio PSI 1,3, che è il valore che viene usato poi come valore per le misure interne, in sostanza. A questo punto conviene, beh, vi faccio vedere come compilare magari l'involucro, vale a dire, vedete qua c'è un elemento che si chiama piani, perché il programma permette di inserire, se voglio, i vari piani. Piano terra, piano primo, piano secondo, anche se io consiglio sempre all'inizio almeno di inserire un unico piano in cui inserire tutti i locali per diciamo semplificare poi un po' il lavoro e anche poi la procedura di calcolo. Quindi qua potrei anche inserire, invece di mettere piano terra, metto un trattino che sta a significare appunto un piano che non ha un riferimento vero e proprio. Qui mettiamo le altezze. Altezza netta 2,70, altezza lorda
3, 10, così via. Quello che poi il programma utilizza come parametro è l'altezza netta del locale, serve per calcolare il rendimento di emissione nei dati dell'impianto. E a questo punto, oppure se uso poi, non lo vediamo oggi, ma l'applicativo grafico un TermoCAD, queste altezze servono poi per calcolare i volumi in sostanza. A questo punto con un clic destro sul piano posso creare un nuovo locale. Questo nuovo locale può essere la cucina, può essere il bagno, può essere il soggiorno, può essere un qualsiasi locale, può essere anche l'intero edificio per quanto mi riguarda, nel senso che se voglio semplificare, non inserire tutti i locali di cui si compone il nostro edificio, a me basta mettere in pratica la parte involucro che è riscaldato in sostanza. Ecco, poi attenzione al fatto che se io sto facendo un calcolo semplificato va bene così, se devo fare un calcolo analitico devo anche però poter inserire i muri che ci sono all'interno del nostro edificio. Per inserire i muri che sono all'interno del nostro edificio è necessario avere almeno un altro locale riscaldato, perché allora il programma mi lascia inserire il muro verso l'altro locale. Mi spiego meglio. Inserisco un nuovo locale, abbiamo un nuovo locale 1, adesso però il programma mi chiede per ogni locale di inserire volumi e l'ordine, adesso inserisco, facciamo anche meno, facciamo 100 e volume netto, facciamo che sia 80 intanto, so, per inserire un dato, e ovviamente anche qua mettiamo 180. Quindi adesso ho i due locali, locale 1, locale 2. E andiamo a vedere negli archivi, nelle strutture, io ho almeno una parete, vedete, su cantina si chiama, però su qua la posso anche parete interna, la chiamo così. Abbiamo un valore aggiornato, vado sul locale 1 e dico adesso c'è una struttura di parete interna che espone su un nuovo locale 2, vedete? Perché mi permette di fare questo? Perché la struttura è di tipo parete interna e quindi queste strutture possono solo esporre verso altri locali e non verso l'esterno. Ecco perché succede questo. Quindi metto su 10 metri. Stesso discorso dal locale 2, posso dire c'è questa struttura parete interna che espone, vedete, verso il nuovo locale 1 e quindi anche qua gli metto i metri. In realtà dovrei mettere 10. Quindi la stessa struttura che espone, espone non è che espone, diciamo scambia con un altro locale. E potrebbe essere anche un locale non scaldato, quindi però di un'altra zona. Okay. Questo per farvi appunto capire come si va a gestire queste situazioni in sostanza. Bene, a questo punto vi faccio vedere l'inserimento di altre dispersioni. Per esempio, devo inserire una dispersione alla parete che dava sull'esterno. Abbiamo questa parete esterna a 1,40 cm. Vi ricordo che questa è una struttura che ho inserito qui nella categoria muri esterni. Okay? E quindi come tale mi permette, una volta che la seleziono, di andare a definire l'esposizione verso ovviamente l'esterno, quindi nord, nord-est, queste sono le casistiche, le 8 possibilità. Ce n'è anche una che si chiama altra UI riscaldata, quindi altra unità immobiliare riscaldata, perché nel caso in cui abbia dei ambienti confinanti che sono comunque altre unità immobiliari, le posso comunque inserire senza bisogno di definire una zona termica necessariamente e qua gli do le misure. Poi il programma comunque non calcolerà dispersioni perché la considererà alla stessa temperatura, quest'altra zona, e quindi ne terrà conto per l'involucro dal punto di vista della, diciamo, che vi dicevo in precedenza, no? Della capacità termica interna, però non terrà conto come dispersione in sostanza. Ecco, vogliamo vedere per esempio adesso come vado a gestire per esempio una parete verso sud. Qui diciamo che abbiamo 20 metri di parete verso sud. E
Per memorizzare non serve premere pulsanti, basta ogni volta che si fa clic su una riga sopra sotto, qua il programma salva. Ecco, di questa struttura qui che io ho messo in dispersione verso sud, pari a 20 metri quadrati di superficie complessiva, quindi l'intera parete misurata all'interno, qui sotto ho l'opportunità di andare ad assegnare i fori. Quindi clicco qui, vedete che avevo creato quel foro, avevo lasciato codice 000, ma è 120x140. Lo seleziono e gli dico che ho, per esempio, due finestre di questo tipo in questo ambiente. E vedete che automaticamente, cioè adesso qua non lo vedete, ma in fase di calcolo cosa fa il programma? Mi calcola la superficie, 1,20 x 1,40, la moltiplica per 2, la sottrae dai 20 metri quadri inseriti qua sopra, in pratica. E quindi i metri quadri che scambieranno con l'esterno non saranno 20, ma saranno appunto questa sottrazione che farà in automatico. E a questo punto cosa vale la pena forse a questo punto di aprire un lavoro già fatto fra quelli già inseriti all'interno del programma. Apro l'edificio 1D, poi vi farò anche vedere uno degli esempi del CTI più recenti. Qua vi posso far vedere che qua ho inserito l'abitazione. Come vi stavo dicendo prima, per ingestire la capacità termica con il calcolo analitico, ho inserito l'abitazione, che è quella principale, dove ho messo tutte le mie dispersioni, poi ho messo un locale fittizio. Perché? Perché questo locale fittizio mi permette di inserire, vedete, anche la parete verso tale locale, in modo che, vedete qua, 669.2x2, perché effettivamente la gestisco da tutti e due i locali, questa parete, entra nel calcolo della capacità termica del mio edificio, in sostanza. Qui possiamo vedere che ho inserito le varie dispersioni, la parete verso sud-ovest, qui ho tre finestre da 1,20 x 1,60. La parete a sud-est, anche qua ho due finestre da 1,20 x 1,60. La parete a nord-est, qua abbiamo varie tipologie di finestre, una da 1,20, due da 80 e una da 1,20 x 2,60, una porta finestra questa. È una cosa di cui vi volevo parlare. È questo fattore di scrematura invernale ed estivo. È un fattore che permette in pratica di, scusate, di tenere in considerazione, fermo un attimo che bevo un bicchiere d'acqua. Eccomi qua. Allora, è un fattore che tiene in considerazione il tipo di tendaggi che sono presenti. Mi riporto comunque, per farvi capire meglio, al manuale, perché il manuale vi fa capire qui all'interno delle informazioni dei locali. Andiamo a vedere i locali riscaldati. Qua vedete anche il manuale vi spiega come è possibile gestire una zona con le partizioni interne, come vi stavo facendo vedere adesso, oppure senza le partizioni. Quindi qua userei il calcolo della capacità termica semplificato. E qua possiamo andare a vedere le dispersioni, come inserirle, e andiamo a vedere appunto la parte riguardante il fattore tendaggi. Eccoli qua, vedete. Fattore di scrematura invernale ed estivo dovuto ai tendaggi e alle scremature mobili. Quindi, a seconda del tipo di tendaggio presente, abbiamo un fattore che può variare per il fatto che il tipo di tendaggio è all'interno oppure all'esterno. E quindi questi sono i valori da utilizzare, che la normativa suggerisce. Quindi questo è un campo che voi potete modificare dispersione per dispersione, in modo da inserire il fattore di scrematura più opportuno. Lo potete distinguere dall'inverno diverso dall'estivo, perché non è
d'estate magari il tendaggio è abbassato, d'inverno magari il tendaggio è alzato in modo da permettere al sole, all'energia solare di penetrare, mentre d'estate si cerca al massimo di contrastarlo. Bene. Oltre a questo, però, nell'involucro la normativa prevede che devo anche gestire le ombreggiature. Infatti vedete che qua in alcuni campi sono gestite queste ombreggiature. Per farvi capire, vado negli archivi di questo lavoro e faccio vedere l'archivio delle ombreggiature. Lasciamo stare per il momento quelle che sono già presenti e ne facciamo di nuove così potete capire meglio. Clic destro, nuovo tipo di ombreggiatura, la seleziono e qua gli do un nome. Mettiamo di avere un palazzo a sud-est. Potete vedere che ho la possibilità di compilare angoli sull'orizzonte per l'ombreggiatura, aggetto orizzontale e aggetto verticale. Allora, se io ho un palazzo a sud-est, plausibile quindi che qui in questo punto abbia un'ombreggiatura di un certo angolo, mettiamo che sia 30 gradi. Facciamo un ricalcolo. Vedete che il programma mi aggiorna i coefficienti, ovviamente ricalcolati sulle tabelle di normativa dell'UNTS, da utilizzare poi nel calcolo vero e proprio. Che tipologia di, diciamo, è questa ombreggiatura? Tipo una struzione esterna, vedete? Questo è l'edificio che io sto compilando, questa è la parete che io sto gestendo rispetto alla mezzeria della mia parete. E naturalmente io potrei gestire l'intera parete, magari sud, oppure la parete al piano terra, poi la parete al piano primo, poi la parete al piano. Insomma, dipende sempre dal grado di analiticità che voglio considerare nel mio lavoro. Comunque, riferimento rispetto alla superficie che io sto considerando è sempre alla mezzeria. Questo è l'angolo della mia ostruzione esterna, quindi sono un palazzo antistante, devo conoscere quest'angolo, ovviamente lo calcolo con l'arco tangente dell'altezza del palazzo fratto la distanza. Se ho invece degli aggetti orizzontali, tipo appunto il balcone sopra la finestra, eccetera, oppure gli ingressi o i palazzi stessi che fanno da aggetto verticale una parete rispetto all'altra, li gestisco in questa parte qui. Per esempio, se ho appunto il poggiolo sopra, mettiamo che la distanza dal centro della finestra che io voglio considerare sia di 1,20 m e che la profondità, quindi il poggiolo sporge di 1 m, facciamo di 90 centimetri, no? Facciamo un ricalcolo. Questa volta il ricalcolo vale per tutte le dispersioni, perché io poi questa finestra la potrei mettere non solo a sud-est, come ho messo l'angolo di ombreggiatura, la posso mettere a sud, a nord, a est, in qualsiasi, diciamo, direzione. Se adotto questa, diciamo, ombreggiatura, posso già essere sicuro che verranno adottati i coefficienti corretti, magari questa cosa la chiamo palazzo a sud-est e balcone, così so che la salvo, che se la uso verranno usati a seconda del punto in cui di dispersione questi valori per quanto riguarda il sud-est, questi qua per quanto riguarda l'est e così via. Tanto per farvi capire meglio, vuol dire che posso andare qui a sud-est e dire che qui c'è questo palazzo a sud-est con il balcone. E nella relativa, ripeto, a questa finestra qua sotto, posso dire che qua ho la stessa tipologia di ombreggiatura. Oppure ne potrei creare di nuove e usare altre tipologie. Quindi posso essere molto molto preciso in queste definizioni, in sostanza. Vedete che nelle misure posso inserire delle operazioni, quindi se avete bisogno di fare somme, moltiplicazioni, eccetera, lo potete fare. Per esempio, io qua vedete che ho inserito il dato, questo qua sarebbe la misura vera e propria di questa parete, più queste qua sono le finestre che ho associato, cioè queste tre finestre da 1,20 per 1,60. Cioè 54,31 è la superficie lorda comprensiva delle finestre, in sostanza. Bene, detto questo, possiamo passare adesso a indicare la parte impiantistica. La parte impiantistica
Entriamo quindi nell'impianto riscaldamento, dove posso definire intanto la centrale termica che serve la zona, e ne parleremo dopo. Esiste, accenno un attimo qui, una centrale termica che vado a definire e che associo poi alle zone. Adesso qua ho una zona sola, ma vi apro già un esempio, per esempio un caso studio 4D, dove abbiamo in pratica un condominio dove c'è un impianto centralizzato. Qui abbiamo la zona C1, l'appartamento 1A, poi c'è l'appartamento 1B e così via, ci sono vari appartamenti, vedete. Nella centrale termica ho una centrale termica che va a gestire il riscaldamento, vedete, è associata al C1, ma è associata anche al C2. Vedete, CT serve quella, anche il C3 e così via, in sostanza. Quindi torniamo di qua. Quindi qua c'è la centrale termica che serve, tipicamente si utilizza una sola centrale termica per le zone, però volendo, se io ho anche una palazzina in cui ci sono alcune zone servite da una centrale, altre da un'altra centrale termica, posso fare anche direttamente un unico lavoro, anche se io dico sempre, vi conviene creare due file diversi in modo da snellire poi i calcoli, la fase di calcolo in sostanza. Perché più centrali termiche ci sono, più poi è lungo il calcolo finale e la produzione degli elaborati. Quindi chiamo il tipo di unità terminali della nostra zona. Tipicamente sono radiatori, termoconvettori, pannelli radianti o vendicovettori. Una volta fatto questo, c'è la potenza dei terminali. Può essere conosciuta di progetto, quindi va imputata, oppure cliccando questo pulsante qui, in funzione delle dispersioni che ha questa zona, e queste sono le dispersioni di questa zona, delle trasmittanze, delle superfici, in sostanza, il programma va a calcolarsela, vedete, 9655 questa, però io poi posso imporla anche, perché di progetto la conosco. In funzione del tipo di terminali, qui vengono già adottati il delta T dei terminali e l'esponente N. Qui imposto il tipo di regolazione, che può essere fondamentalmente o climatica, oppure con valvole termostatiche, una centralina climatica valvole termostatiche, oppure il classico termostato on-off, diciamo appunto di zona. Le temperature di mandato di progetto saranno per calcolare poi le temperature medie che arriveranno poi al generatore di calore. Proseguiamo qui con l'acqua calda sanitaria, per i rendimenti di erogazione il WPR adesso è passato a 1 con la nuova normativa. Temperature di erogazione acqua e temperatura da rete, anche qui adesso è stato aggiornato a 13,4, andiamo ad aggiornarlo. Parliamo dopo di distribuzione, parliamo invece di sottosistema di emissione. Sottosistema di emissione in pratica permette di andare a selezionare la tipologia di terminali presenti nella zona termica. Vedete, queste sono tutte le varie tipologie. In funzione di questa selezione e premendo il pulsante qui rappresentato, il programma propone secondo i prospetti di normativa qual è il valore da utilizzare e confermandolo viene appunto inserito qui nel campo preposto. Se ci sono dei terminali elettrici, per esempio qua avessimo magari dei vendiconvettori, qua possiamo anche mettere la loro potenza, potenza complessiva di zona e il tempo di funzionamento e se sono sempre in funzione o meno. Anche qua nel sottosistema di regolazione, in funzione della selezione della tipologia di regolazione e delle caratteristiche, il programma vi propone già il rendimento di regolazione che viene poi utilizzato. Nel sottosistema di distribuzione, qua abbiamo la possibilità di adottare rendimenti tabellati oppure da appendice A. Adesso non è il caso di parlare di questa appendice A. Nel senso che per calcoli semplificati posso appunto adottare un rendimento, diciamo, numerico, ma per calcoli analitici
la normativa, quindi nei nuovi edifici, tipicamente, nell'esistente si usano quelli precalcolati, nei nuovi edifici si usano appunto i calcoli analitici. Quindi qua devo mettere proprio la rete di distribuzione, quindi devo premere il pulsante più, dare un nome al tubo, tubo 1, indicare la tipologia, indicare la lunghezza, 30 metri per esempio. Le misure, qua vedete che c'è la leggenda, di piccolo è misura interna, di grande è la misura comprensiva dell'isolamento, la conduttività dell'isolante, eccetera. Vedete che qua ci sono comunque le finestre da cui attingere. In pratica il programma calcola le dispersioni che poi vengono utilizzate per calcolare il rendimento di distribuzione vera e propria. Se c'è una pompa di distribuzione la possiamo inserire qui dentro come potenza, se è sempre in funzione della velocità variabile, e in sostanza qui abbiamo quindi definito l'impianto a livello di zona. In realtà questa distribuzione che vi ho fatto vedere per il riscaldamento la possiamo mettere anche per l'acqua calda sanitaria. Vale a dire che qui possiamo mettere appunto i valori di dispersione in funzione di questa casella discesa, oppure anche qua possiamo mettere il calcolo analitico. L'impianto di raffrescamento non è disponibile perché in questo momento, in questo lavoro, io ho detto che la zona non è raffrescata, basta premere raffrescata e quindi a questo punto si rendono disponibili anche le tabelle di compilazione dell'impianto di raffrescamento. Adesso però in questo lavoro torno a mettere la nuova raffrescata e vi farò vedere poi un altro esempio. Ovviamente adesso vi sto facendo vedere dei dati semplici. In questo momento c'è l'abitazione che disperde sulla cantina non riscaldata e sul sottotetto non riscaldato. Ma ovviamente posso avere il caso come quello di prima, dove ho una palazzina, adesso non ho graficamente la possibilità di farvela vedere, però una palazzina su quattro piani, dove il piano terra no, non è riscaldato, vedete, questo è il piano terra non riscaldato, se ci vado solo da di superficie netta, e poi ai vari piani ho due appartamenti simmetrici, uno a sinistra e uno a destra, che disperdono quindi sul piano terra, quindi se vado qui a vedere posso vedere che c'è il solaio verso il piano terra, vedete? E così via. Quindi si possono avere ovviamente casi semplici, casi molto complessi in sostanza. Torniamo al nostro edificio 1D. Questa è una casetta che ha la sua cantina e il suo sottotetto che disperdono. Vi volevo fare notare che in questo caso gli ambienti non riscaldati sono stati definiti ovviamente all'interno della zona come non riscaldati. Quindi a questo punto l'impianto di riscaldamento e raffrescamento non è disponibile come input, perché appunto non sono soggetti a, non sono zone riscaldate, e le dispersioni di questi locali non riscaldati possono essere gestiti ancora in maniera analitica, quindi inserisco le varie dispersioni che essi hanno verso l'esterno, o comunque verso altre zone, vedete, verso l'abitazione. Oppure possono essere inseriti in maniera forfettaria usando il fattore di correzione BTRX. Questo fattore di correzione mi permette, se utilizzato, di non inserire analiticamente queste dispersioni. E verrà usato questo fattore poi per il calcolo di temperatura che le dispersioni dei locali riscaldati hanno verso la cantina, verso il sottotetto. Cioè, quindi questo e così via. Lo vedremo adesso. Fra poco, quando vedremo i risultati. Parliamo adesso di centrale termica, perché qui possiamo andare a vedere che c'è una centrale termica sempre già predefinita, che però può essere impostata in varie modalità. Per esempio, generatore combinato che fa sia riscaldamento che acqua calda, oppure generatori separati, uno dedicato al riscaldamento e uno all'acqua calda, come in questo caso, in questo momento, vedete, questo e questo. Oppure ancora un centralizzato per il riscaldamento. E ogni appartamento ha un suo sistema di acqua calda sanitaria. Per esempio, vediamo questo edificio qui, come era impostato. No, questo è sempre un centralizzato, acqua calda,
ma vedete che poi invece il raffrescamento è dedicato, quindi C1, C2, C3, ognuno ha una propria macchina di raffrescamento, cioè proprio condizionatore, diciamo. Torniamo di qua. Quindi per farvelo vedere qui, torno un attimo di qua, inserisco un'altra zona, anzi, duplico questa, faccio clic destro, duplica costruzione, questa la chiamo alloggio 2, e questo la chiamo F2, alloggio 1. Per cui adesso posso andare qui, nelle centrali termiche, e dire, per farvi vedere cosa succede se dico che questo è un generatore centralizzato per il riscaldamento e generatore dedicato a CS per ogni zona. Vedete? Mi fa la fiammella unica perché il generatore è centralizzato e alloggio 1 e alloggio 2 per l'acqua calda, in sostanza, per darmi l'opportunità di andare a definire un sistema di acqua calda locale, diciamo, di ogni singolo alloggio. L'altra possibilità che c'è è quella di dire che ho il generatore combinato, quindi vedete, un unico generatore che fa sia riscaldamento che acqua calda sanitaria. Se ho il raffrescamento, basta cliccare qui, vedete, si aggiunge il generatore per raffrescamento, in pratica qui, a seconda delle opzioni che metto, compariranno o meno più diciamo, nodi, per esempio se ho il solare termico, vedete, compare il solare termico, se ho il fotovoltaico, compare il fotovoltaico. Per il solare termico posso dire che c'è già anche inserito un campo solare, vedete, c'è da indicare l'inclinazione del pannello, quindi rispetto all'orizzontale in sostanza, l'orientamento rispetto al sud, quindi con un angolo gamma pari a 0 sono orientato a sud, se ho un angolo gamma maggiore di 0, quindi fino a 90, sono orientato mi oriento da sud verso est. Se ho un angolo negativo, quindi fino a meno 90, ho un angolo che va verso ovest. E poi qui possiamo vedere per la località in cui ci troviamo, quindi questo è Milano, che sono i valori di energia ricevuta mensilmente, in kilowattora metro quadro mese. E qua sotto posso andare ad impostare il tipo di collettore. Qui ci sono i vari dati di normativa da cui attingere e se no vado ad inserire i valori che sono noti, conosciuti in sostanza. Ma per questa parte qua, comunque vi rimando poi anche alla guida in linea. Passo a farvi vedere il fotovoltaico, dove nel fotovoltaico, anche qua ovviamente gli angoli hanno lo stesso diciamo, indicazione che vi ho appena dato. È lo stesso, quindi l'angolo di inclinazione orizzontale e l'orientamento rispetto al sud. Vi posso far vedere qui il diagramma solare, le ombreggiature, che vi permettono, e questo vale anche per l'acqua calda di prima, di andare a inserire le ombreggiature in questo diagramma solare dove potete vedere rappresentati. Diciamo che quella in giallo-arancio è la linea del solstizio d'estate, quindi qual è l'arco solare da est verso ovest che il Sole raggiunge anche come altezza. Quindi come altezza massima ci avviciniamo ai 70 gradi rispetto all'orizzonte. Il verde è l'equinozio di primavera, mentre il blu è il solstizio d'inverno. Quello che vedete nero con il Sole che è rappresentato a qualche passo dall'altro, è la giornata odierna, in sostanza. Quindi oggi l'arco solare che abbiamo è di questo tipo. Se noi vogliamo inserire una ombreggiatura, qui la si inserisce con dei valori numerici, quindi l'angolo di partenza, sapendo che vedete qua partiamo da meno 150, che è in pratica per noi le nostre latitudini, possiamo vedere che siamo a meno 125. E andiamo a mettere appunto l'angolo di partenza, mettiamo di inserire l'angolo qui a 15 gradi, di arrivare a 45 e di alzarlo di 30 gradi rispetto all'orizzonte. Vedete che viene rappresentato in questa maniera questa ombreggiatura che quindi oggi sicuramente è un'ombreggiatura che andrebbe a
a oscurare, a ombreggiare il nostro pannello. Non lo farebbe dall'equinozio fino all'estate, lo fa nei mesi invernali in sostanza. Possiamo vedere. A questo punto lo posso cliccare e cancellare. Bene, detto questo, vi ho fatto vedere un po' di sistema impiantistico, andiamo a parlare adesso di caldaie. Vado un po' a togliere un po' di roba per tenere semplificato il lavoro. Allora, quando inserite un sistema di generazione avete l'opportunità di inserire per lo più il combustibile fossile negli edifici esistenti, questo è il 90% dei casi in sostanza di quello che si va poi a certificare. E quindi adesso qua abbiamo già un combustibile fossile inserito, ma vi faccio vedere cosa succede cliccando sul più. Cliccando sul più posso attingere alle varie tipologie. Allora, il combustibile fossile è già inserito, quindi non è disponibile, ovviamente nella casella di discesa. Le altre tipologie previste dalle norme sono il teleriscaldamento, la pompa di calore, la cogenerazione e la biomassa. Quindi selezionando per esempio la pompa di calore, premendo OK, questa viene già messa in diciamo, priorità rispetto al combustibile fossile perché è già considerata la pompa di calore un sistema di energia rinnovabile perché pompa calore da una diciamo da un sistema, da un pozzo freddo a una sorgente calda e quindi una parte dell'energia che va a recuperare è rinnovabile, considerata rinnovabile. Vedete che adesso ho premuto sul più per la pompa di calore, ho aggiunto la pompa di calore. Qua posso scegliere se è elettrica, se è a assorbimento a fuoco diretto, motore endotermico. Se è modulante oppure on-off come funzionamento, alternato contemporaneo, qua ci sono tantissimi parametri da inserire che devono essere per forza conosciuti, altrimenti non è poi possibile inserire correttamente le prestazioni. Soprattutto devo conoscere le prestazioni della pompa di calore in funzione di potenza massima utile erogata e dei COP dichiarati, perché normalmente le pompe di calore hanno dei funzionamenti diversi a temperature esterne e di pozzo caldo, vedete perché qua c'è la sorgente fredda, meno 7 gradi, ci sono i dati di potenza e di COP dichiarati, per esempio per meno 7 gradi di temperatura esterna, per portare una temperatura del fluido a 30 gradi, oppure a 35, oppure a 40, oppure a 45, con i rispettivi COP. Quindi questi devono essere per forza conosciuti, perché non sono lineari ma cambiano in funzione di queste temperature. Se ci sono valori diversi da quelli di default, con il più si possono aggiungere righe su questa parte qui della tabella, con il più qui sotto posso aggiungere colonne, quindi aggiungere ulteriori valori per rendere più preciso ancora il calcolo. E ovviamente io posso anche andare a inserire un ulteriore sistema, per esempio la biomassa. E a questo punto devo anche scegliere qual è la priorità fra pompa di calore e biomassa, quindi qua con le frecce posso spostare la tipologia, prima pompa di calore, poi biomassa, con in più aggiungo il generatore a biomassa che può essere un termocamino e così via in sostanza. Qua metto i vari valori da utilizzare poi nel calcolo. Adesso vado a cancellare questi sistemi, anzi vado a cancellare direttamente la tipologia. E lascio il mio combustibile fossile. Ma solo la pena adesso di dirvi che per quanto riguarda il generatore a combustione ci sono tre metodi di calcolo con valori precalcolati, direttivo e analitico e che quindi a seconda del metodo di calcolo cambieranno poi i dati da richiesti. Se metto valori precalcolati abbiamo semplicemente un rendimento, una potenza in watt, una potenza dei fabbisogni elettrici, gli ausiliari e così via. Se vado in analitico, ci sono tutti i fattori di perdita da inserire. Adesso torno e ovviamente poi posso dire se è caldaia a combustione, condensazione. Vado su direttiva in questo momento. E un'altra cosa che vale la pena di dire è che all'interno degli esempi trovate anche un file che si chiama edificio senza impianto. Perché nel caso in cui l'edificio non abbia impianto, la certificazione va comunque effettuata, assumendo che
il riscaldamento di acqua calda siano assicurati da, fabbisogni, da apparecchiature elettriche. Allora, in questi casi si agisce esattamente allo stesso modo che abbiamo visto fino ad ora. Nella parte impiantistica i rendimenti da inserire sono tutti da assumere pari a 1, quindi al 100%, vedete 1 è anche nella distribuzione, pari a 1. Nell'acqua calda sanitaria, stesso discorso, metto 1. E nella centrale termica che inserisco con il metodo dei generatori separati, uno per il riscaldamento e uno per il centralizzato, vado a definire un generatore che comunque come tipo è generatore a combustibile fossile, però in realtà poi nel nome gli scrivo apparecchiature elettriche e scelgo tipo di calcolo con valori precalcolati, perché qui ho la possibilità di mettere un funzionamento elettrico al 100% di rendimento di base e il programma trasformerà poi questo consumo di energia elettrica in energia primaria usando per ogni generatore di calore che noi abbiamo inserito, ci sono in realtà anche dei fattori di conversione. Vedete, fattore di conversione di energia primaria non rinnovabile, questo è un tipico fattore di conversione dell'energia elettrica. Fattore di conversione di energia primaria rinnovabile e fattore di conversione di energia primaria complessivo è la somma di questo più questo in sostanza. Quindi in funzione di questi fattori di conversione che vengono messi in automatico, il programma calcolerà l'energia primaria consumata. Anche nel generatore ACS vedete che ho messo boiler 100% e anche qua quindi energia elettrica automaticamente. Detto questo, direi che possiamo anche andare a vedere adesso una parte che effettivamente è stata modificata rispetto a chi magari conosce la vecchia versione. Beh, vi parlo prima di verifica della mengrometrica per chi è interessato anche a questa, quindi chi fa legge 10. Diciamo che qua avete l'opportunità di avere questa verifica per mengrometrica, selezionando qua sotto la struttura, che deve essere una struttura che io ho inserito nelle dispersioni della zona interessata, in questo caso dall'alloggio 1. E qua mese per mese posso andare a vedere l'andamento, vedete, delle curve relative alla pressione di saturazione e pressione parziale. Ovviamente posso anche andare a vedere qui le varie tabelle di calcolo, sfasamento onda termica, posso andare a vedere la capacità termica areica interna e quella esterna e con relazione posso andare a vedere la relazione e poi anche ovviamente stamparla oppure portarla in un altro programma di gestione testi esterno. Qua vedete che possiamo vedere questa relazione e selezionare, fare il copia e incolla di quello che mi interessa, eccetera. Passiamo adesso invece alle relazioni di calcolo che sono state molto riviste. Quindi vi spiego che beh, intanto magari vado a cancellare questo alloggio 2, lo elimino. Torno al mio alloggio 1, però avete visto anche la possibilità che questa maschera qua, per esempio andiamo nell'edificio 4D, se vado in relazione di calcolo qui sul 4D, vedete che posso selezionare le zone che voglio includere poi nel risultato per quanto riguarda l'APE oppure la QE in sostanza. E quindi anche se io ho tante zone, posso poi raggruppare, cioè posso anche mettere due perché voglio fare un certificato unico di due zone. Tipicamente poi quando sono in questi casi se ne fa una sola comunque zone. Adesso vado su questa perché è più semplice, faccio vedere che quindi io scelgo l'alloggio 1 che è anche l'unico in questo momento, la centrale termica che è l'unica, la classe che è l'unica disponibile perché questo è l'alloggio, e qua gli dico attualmente i servizi inclusi nella certificazione sono ancora riscaldamento e acqua calda sanitaria. Diciamo che gli altri non sono ancora previsti. Stiamo comunque provvedendo a inserirli perché usciranno comunque poi sicuramente gli aggiornamenti che di legge che richiederanno anche di inserire questi nuovi diciamo, parametri. Ecco, la novità rispetto a prima è che adesso non c'è più, sono più singoli pulsanti, qui c'è la relazione di calcolo, da cui posso scegliere la relazione da visualizzare. Vale a dire che la relazione di calcolo
per chi conosce il programma sa che era molto molto lunga, è stata divisa in varie sezioni. Quindi clicco su dati di progetto e posso vedere solo quella parte dei dati di progetto. Clicco su strutture controterra, su fabbisogni, potenza, energia utile, però mi fa vedere solo quella parte lì, e così anche più facilità di individuare le parti che mi interessano, per esempio il fabbisogno energetico annuale, che è quello in cui c'è una novità nel fabbisogno energetico annuale, perché qui adesso viene calcolato, diciamo il calcolo viene fatto due volte. Una prima volta per individuare serve, viene fatto per l'intero anno in sostanza, faccio vedere gli epiloghi. Ecco qua, prima invece qua c'erano solo i mesi invernali, adesso ci sono tutti i mesi, perché per individuare diciamo il periodo di riscaldamento e di raffrescamento è necessario fare questo primo calcolo in sostanza. E stesso discorso poi per il raffrescamento. Quindi andiamo in fondo, vedete che anche qua tutti i mesi dell'anno, anche se sappiamo benissimo che in gennaio per esempio in zona E non si raffresca, però la normativa qui è cambiata molto. Poi sono i periodi di raffrescamento e riscaldamento. Allora qua il programma fa vedere un nuovo metodo di calcolo e mi va a dire quali sono i giorni reali di riscaldamento e i giorni reali di raffrescamento. Ecco, qua è cambiato molto rispetto a prima. Adesso per esempio apro anche la vecchia versione e apro lo stesso edificio 1D, vediamo che parte l'edificio 1D, ce l'abbiamo già qua, e vado in relazione tecnica nel frattempo finché lui realizza la relazione. Vedete che qua abbiamo 13 giorni a giugno, tutto il mese di luglio e agosto e 8 giorni a settembre in sostanza, mentre se andiamo di qua, ah no, ho fatto quella, beh ma non importa, andiamo direttamente, ma no, facciamola vedere, dai, così avete anche proprio la possibilità di fare un confronto. Tornando a noi allora, 13 giorni a giugno e 8 a settembre in sostanza. Torniamo di qua, adesso sta ricalcolando in tutto. La nuova versione è anche molto più veloce, tra l'altro, nel calcolo. Eccoci qua, andiamo sotto in fondo. Ecco qua, possiamo vedere. No, devo andare nel raffrescamento prima. Ecco qua. Giugno sono 21 giorni e 31 giorni agosto, mentre qua sono 13, no? Qua c'è settembre, quindi insomma sono cambiati i periodi. Se adesso noi andiamo a vedere con la vecchia versione l'APE e con la nuova versione andiamo a vedere l'APE che adesso è qua sotto, possiamo fare un confronto, a vedere questo, 156 e 59 contro 152 e 55, vedete, si è abbassato con la nuova versione rispetto a prima l'indice, perché? Perché per esempio si è abbassato l'indice involucro e PA involucro, che comunque non entra in certificazione, ma vedete da 11,4 siamo passati a 9,1, poi l'indice involucro era 108 nella vecchia e qua è 107,1, si è abbassato leggermente. Nella vecchia l'acqua calda è 22,2, nella nuova è 29, quindi sono abbassati leggermente, quindi l'energia primaria 131,6 rispetto a 134,4. Quindi sostanzialmente non c'è un cambio di classe, ovviamente, ma c'è un piccolo abbassamento dell'indice. Che appunto per effetto dei nuovi calcoli in sostanza. Visivamente si vede poco, ma a livello proprio di calcolo sotto sono cambiati molto molto questi calcoli qui. Bene, a questo punto per completarvi la
appunto la nuova relazione, sappiate che chi non ha il programma completo non ha la QE, quindi questa parte qua non è riservata. È riservata a chi ha la legge 10, programma completo, perché non serve la QE per chi fa certificazione e non ha neanche la relazione legge 10. Questa è la relazione legge 10, prendo la quarta, appunto esce il nostro riepilogo con tutte le verifiche di legge 10 e dei rendimenti, vedete, se richiesti e così via. Vale la pena di dire che quello che prima era un'unica stampa della relazione completa, il riepilogo finale lo trovate qui, riepilogo per energia primaria, e qua trovate ancora ovviamente il riepilogo per centrale termica con i servizi accorpati, oppure anche divisi, riscaldamento, energia primaria per riscaldamento, l'acqua calda sanitaria, la primaria e così via. Con il riepilogo poi per zone, come tipico della precedente versione, solo che adesso qua trovate un prospetto molto più facile da raggiungere, perché avete qui la struttura d'albero dove andate a cliccare l'elemento che volete effettivamente visualizzare. Vi stavo dicendo poi in precedenza che poi usciranno adesso degli aggiornamenti che riguarderanno poi anche la ventilazione, però attualmente parliamo comunque per quanto riguarda la ventilazione normale, comunque già a posto, quindi tranquillamente si possono effettuare le certificazioni. Vi parlo un attimino anche di commerciale in questo momento. Questo è il nostro sito tecnobit.info, dove qua trovate praticamente i nostri diciamo, software di architettura e design. Abbiamo lo ZWCAD, cioè tipo l'AutoCAD, che penso che ormai molti di voi conoscano. Software costa molto, molto valido e costa molto meno. E AutoCAD di UG nativo. Abbiamo un programma per gestire l'arredo bagno, comunque anche in generale l'interno degli ambienti, per ottenere poi delle realizzazioni fotorealistiche. Abbiamo l'ADCAD, l'architetturale, che per me è un applicativo parametrico architettonico 2D 3D, che lavora su ZWCAD e vi permette di gestire in maniera molto semplice il 3D, lavorando direttamente su CAD, su ZWCAD. E poi qua la parte che riguarda i software edilizia, abbiamo GeoCAD Core Map, i software di topografia, georeferenziazione, parcelle e infine il termo CE, vero e proprio quello che stiamo facendo vedere. Andando su questo appunto software, qua sotto andate in visita il sito e qui potete trovare la nuova versione con le nuove caratteristiche. Scaricare la demo, visualizzare la scheda tecnica, richiedere un'offerta, e questi sono i prezzi che vedete promozionali fino al 31 gennaio, quindi fino a sabato. Avete la possibilità di avere questi prezzi, insomma, promozionali. Io per il momento ho finito. Se avete quesiti, vi risponderemo adesso in un secondo momento. Se li avete lasciati nella appunto, parte riguardante i quesiti, e vi saluto alla prossima diciamo, dimostrazione. Grazie per l'ascolto e un arrivederci.